Food for Earth G20, cibo per la terra, edizione speciale che il nostro Future Food Institute assieme alla FAO ha voluto realizzare in occasione della grande maratona che accompagnerà il nostro paese ad arrivare in autunno all'incontro del G20. Il nostro istituto in questi mesi sta cercando di portare il tema del cibo, dei sistemi agroalimentari all'apere di tutti gli incontri ministeriali. Perché facciamo questo? Perché pensiamo che il cibo sia comunque incluso in tutte le più importanti conversazioni che i potenti della terra stanno tenendo, quando parliamo di lavoro, di società, di inclusione, di clima, di ambiente, di energia, di digitalizzazione, di industria. Tutte queste tematiche hanno a che fare con il cibo, tutte queste tematiche, mi viene da dire, sottendono dei processi diplomatici, di inclusione, di dialogo, di connessione, di comunità, di saperi, di scienziati, di innovatori, di policy maker, di amministratori. E quindi per concludere questo ciclo di incontri, che è anche parte dell'agenda di Connect for Climate e del nostro Ministero della Transizione Ecologica, che ha messo insieme un'agenda che si chiama All for Climate Italy, ecco, per concludere questo ciclo di incontri ho voluto invitare un caro, carissimo amico del nostro istituto, Marco Alberti, che proprio queste settimane ha lanciato il suo libro Open Diplomacy, diplomazia economica aumentata al tempo del Covid. Perché l'ho voluto invitare? Perché in realtà lui non lo sa, ma se noi in Future Food Institute facciamo questo e se diciamo che in questi anni abbiamo sempre cercato di partecipare agli incontri del G20, ai grandi summit internazionali, non per bussare alla porta e entrare all'interno delle grandi sale, ma per cercare di connettere tutte quelle che sono le discussioni che vengono tenute dai governi, cercare di portarli qui, in mezzo alle comunità, cercare di connettere i puntini, di farli comprendere i giovani, far sì che i giovani possano avere un punto di connessione e una voce, possano esprimere le loro opinioni. Ecco, se tutto questo è stato fatto è perché durante il mio percorso, la prima volta che ho partecipato al mio primo G20, eravamo a Dangzhou, in Cina, ho conosciuto Marco Alberti, che è un diplomatico italiano, e che è diventato un po' la mia guida all'interno di quel contesto, perché io non faccio parte di quel mondo, non è il mio lavoro, però in realtà in questi anni lui mi ha insegnato a come queste opportunità sono grandi opportunità di crescita, ma sono in realtà un modo per portare un contributo a quelle che sono le attività poi diplomatiche, che fa sì che la nostra società avanti e sia contaminata positivamente. E quindi questo è il motivo per cui noi, in Future Food, in tutti questi anni poi abbiamo cominciato ad interessarci di questi temi e a portare i nostri giovani e cercare di organizzare momenti di incontro che ci connettono con i grandi summit. E ho voluto qui altri amici che a vario titolo fanno diplomazia, ma sono un po', da dire, quasi dei misfit, degli innovatori, fanno diplomazia in modo diverso da tutti gli altri, perché voi fate diplomazia, ma voi siete persone che cercano di cambiare il sistema da dentro e farci capire come dialogare con il sistema. Quindi io viene da dire, vorrei partire da Marco, che ci racconta il perché e cosa ha messo qui dentro. C'è anche un po' di noi qui, quindi sono molto orgogliosa di avere questo libro, perché c'è un capitolo che ci nomina, quindi è un grande orgoglio per me. Ma a parte questo, mi piacerebbe che poi, visto, considerato che chi partecipa oggi a questo incontro sono giovani, innovatori, ricercatori, scienziati, giornalisti, che in realtà si occupano di questi temi. Mi piacerebbe aprire questo dialogo agli amici che sono qua con noi questa sera. Cominciamo da te, Marco. Io, se mi permettete, tolgo la mascherina. Vai. Perché non c'è ciò. E siccome sono gratissimo a Future Food e a Barbara, il libro se l'era già comprato, gli ho portato un altro regalo. Le ho portato un altro regalo, che è una cosa che ricorda un po' il ritorno all'origine, e è una pittografia di Lorenzo il Magnifico. Perché Lorenzo il Magnifico è
il simbolo nella pittura della ridotta di Benozzo Bozzoli, perché Lorenzo il Magnifico è il simbolo di tantissime cose particolari, di una Firenze particolare in quel caso, di una grande di un grande spirito innovatore, di un grande spirito di concretezza. Era un diplomatico, era un mecenate. In certo senso era una persona che ha cambiato, che aveva, creandolo, ricreandolo e trasformandolo in qualche cosa di nuovo. Questo intanto questo lo volevo regalare a Sara. È una pittografia, una tecnica di recupero fatta con la stessa calcio, con lo stesso vedere, Sara, materiale con il quale è l'autoritratto fatto da è il ritratto fatto da Benozzo Bozzoli nella pittura di immagini, sì. Perché questo? Parto da lì, perché in un certo senso la diplomazia, come l'abbiamo sempre creduta, è molto diversa da come è. La diplomazia è forse uno dei lavori che sconta il maggior delta di conoscenza e realtà. Cioè pochissimi sanno cos'è, pochissimi, molti la giudicano. Il risultato è la creazione di tanti stereotipi, che il libro cerca un po' così di riprendere e di rompere, perché lo stereotipo è un grande nemico della conoscenza. Questo è un aspetto molto importante. E come farlo? L'ho fatto cercando di partire da un aspetto che normalmente quando noi, la parte meno noiosa è il racconto delle esperienze che abbiamo. L'idea non era fare un tratto di diplomazia, raccontare quello che ho vissuto io dentro una grande azienda che si chiama Enel, che è cresciuta tantissimo a livello internazionale, ora in maniera molto profonda sul tema della sostenibilità. E questo era un aspetto. Mi sono chiesto se era possibile che la diplomazia rimanesse sempre uguale. In questo minuto che ho parlato sono partiti 42 milioni di WhatsApp nel mondo. Un qualunque laptop che avete, un computer di oggi, ha una potenza di calcolo 5.000 volte superiore a quella di un computer di quando io mi sono laureato. Ora, in questo mondo, è possibile che la diplomazia sia uguale? La domanda che mi sono fatto non è se la diplomazia serve, perché la diplomazia servirà sempre di più in un mondo verso un modello collaborativo, e ci andrà perché siamo tutti costretti ad andarci. La domanda giusta non è se la diplomazia serve, è quale diplomazia serve. Quale diplomazia serve per affrontare le grandi sfide di oggi, che hanno forse tre grandi caratteristiche. Una, coinvolgono un numero molto maggiore di soggetti rispetto a quello che accadeva un tempo, non più solo gli stati nazionali, stati, ONG, organizzazioni internazionali, start-up, organizzazioni, di tutto. La caratteristica è che queste sfide, parlare della grande sfida vuol dire anche di energia. Quale energia produrre un cibo? Ha senso essere sostenibili fino a quando il prodotto viene preso e consegnato con un auto diesel? Ora, ci sono molte connessioni che era bello, secondo me, sviluppare anche grazie al lavoro con persone che non erano della diplomazia. La terza caratteristica è che queste grandi sfide globali riguardano tutto il destino del genere umano. Qui non parliamo più soltanto di rapporti tra stati, cioè, qui parliamo di cose che c'entrano con la vita di tutti i giorni. C'entra l'energia, c'entra la storia e la sostenibilità ambientale, c'entra la sostenibilità del food, c'entrano le migrazioni. Pensate che, secondo la Banca Mondiale, non lo dico io, al 2050 sono previsti 140 milioni di migranti climatici. 140 milioni. Ora, noi siamo molto colpiti dal Covid, che ha provocato già quasi 4 milioni di anno. Ci sono 6 milioni di morti per cause climatiche ogni anno. Perciò le grandi sfide oggi sono tutte collegate. In particolar modo riguardano un destino del genere umano, dei popoli, come diceva Benedetto, che non è più scindibile. Quindi la diplomazia è di queste cose che si deve occupare oggi. E come fa a farlo? Se è vero che il problema non è se la diplomazia serve, ma quale diplomazia. Lo fa
lo dirò usando una frase non mia, una frase di una grande pioniera della programmazione informatica, Hopper, la quale diceva: abbiamo sempre fatto così, è la frase più pericolosa per il genere umano. Se noi diplomatici continuiamo a pensare che abbiamo sempre fatto così, corriamo un pericolo molto grande. Corriamo il pericolo di non riuscire ad essere di aiuto al sostenere che alla fine è il nostro lavoro. E come farlo? Perché open? Perché anche la diplomazia, che tradizionalmente è pensata come una cosa segreta, chiusa, il segreto delle candele, in realtà crea valore se si apre. Ovviamente quando dico apre non vuol dire svelare segreti, vuol dire interagire con stakeholder esterni per creare valore, aprire, innovare, raccogliere idee e svilupparle. Rufus Griscom sosteneva, un CEO importante negli Stati Uniti, sosteneva che le idee sono come le persone. Alle idee non ci mescolarsi. Non sono geloso, mescolarsi molto. Diciamo, l'idea, ho cercato di pensare la mia esperienza a Enel come diplomazia economica, mescolarmi con un'azienda cercando di tirare fuori il meglio che potevo dare io e il meglio di quello che potevo prendere e portare all'interno del mio ministero. E abbiamo creato, fatto delle cose, trasformato delle idee in progetti, dei quali sono stati poi condivisi anche con Sara, perché l'idea non è quella di dire per sé quello che uno sa e conosce, perché mi sembra struggerla, però è quello di mettere in comune quello che uno sa fare, migliorare parti di questa attività. Praticamente tutte le cose del libro sono scritte in quel cartellone. Io in maniera un po' provocativa ho riportato una frase nel libro: una delle caratteristiche più importanti del diplomatico moderno è la creatività, che non vuol dire la creatività artistica, vuol dire la capacità e l'abilità di creare opzioni diverse innanzi a sfide molto complesse, sono quelle che stiamo oggi affrontando. La creatività nasce non quando noi pensiamo alla soluzione del problema, cioè non quando cerchiamo sempre una risposta, ma quando facciamo una domanda giusta. La sfida del futuro non è darsi sempre delle risposte, è fare le domande giuste. Fare le domande giuste agli altri aiuta a creare risposte solide da trasformare in progetti. Per questo là vedevo il concetto di creatività, vedevo il concetto nel sistema, mindset sistemico, vedevo il concetto di flessibilità. Per tutti voi che farete lavori importanti, eccetera, che già li fate, io credo che l'oro del futuro non è l'efficienza, è la flessibilità. L'efficienza, i dirigenti ce l'hanno per legge, mi correga. Efficienza ed efficacia sono imposte dalla legge. È la flessibilità che crea valore, che co-crea quel valore, che poi rappresenta, diciamo, la base sulla quale si può costruire anche una nuova forma di diplomazia, anche una modalità nuova di sviluppare le relazioni internazionali, anche una maniera di perdere un negoziato, ma di uscire arricchiti dal rapporto con qualcuno di quegli stakeholder. Questa è l'idea, e il capitolo è le parti dell'illusione sostanzialmente. Il primo riguarda il mondo digitale, cioè il mondo nel quale la diplomazia muove, mondo molto particolare, fatto non solo di fisico, di politica, ma anche di digitale, di cyberspace, di spazio che non è palpabile ma esiste. Se pensate che il grande tema del primo incontro di Putin è stato la dimensione cyber. Quindi là ci sarà un nuovo futuro della diplomazia. La data diplomacy, non la digital diplomacy. La digital diplomacy è usare un po' meglio gli strumenti digitali. La data diplomacy è come i dati cambiano l'attività. Quello sarà il vero punto. Così come i dati cambiano l'attività di tantissime lavori e funzioni.
E la seconda parte è stata chiamata la bottega artigiana, ritorno a Lorenzo il Magnifico, perché la bottega, specialmente la bottega fiorentina, ma la bottega artigiana è un luogo dove uno impara di fianco agli altri. Cioè non c'è una cattedra, la bottega non c'è una cattedra, e non c'era neanche nella bottega del Verrocchio, dove sono nati. La bottega è un luogo dove uno impara anche dagli altri, impara anche dai peers, che è un po' quello che avete fatto sostanzialmente qua. Cioè imparare anche dagli altri, c'è uno che insegna, cioè avete imparato tra voi. Quello è il concetto di Open, che produceva il genio, produceva anche per essere un genio, ma miglioravano la crescita del prodotto della bottega stessa. E l'ultima parte si chiama il tempo delle sorprese, cioè cosa succede ora, che non è soltanto il Covid a marcare il tempo, ma il concetto di sorpresa. Il Covid è stato vicino, vero? Perché sapevamo che sarebbe arrivato, che poteva arrivare. L'idea della sorpresa è passata da un concetto di eccezione a un concetto di normalità. Quindi questa idea qui può essere gestita a livello di relazioni nazionali solo tramite rapporti più collaborativi. Su questo punto andiamo verso rapporti collaborativi. Sanità di noi costruire rapporti collaborativi, quindi aperti. Quindi anche una diplomazia molto più aperta e molto più interattiva. Chiudo dicendo che uno dei capitoli che mi è piaciuto di più è quello dove appunto è citato anche il Future Field Institute, che è quello dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, che non sono analizzate verticalmente, diciamo, perché non ho capacità per farlo, ma ho parlato di sostenibilità, del food, eccetera, non è una città, un'azienda, un paese tipo di sostenibilità e di innovazione. E siccome le due cose sono legate tra loro, perché non è possibile più oggi essere sostenibili e innovativi, ma non ha senso essere innovativi se non verso una sostenibilità, credo che questi siano due ma stai guidando una trasformazione e la palla a chi sta trasformando. Grazie delle spalle, Marco. Ascolto ancora più attento. Tranquillo. In realtà i leader non sono io, i leader sono loro, è il gruppo di giovani che ha praticamente creato Bites of Transformation. Infatti ogni volta che si chiedono ma com'è che avete scelto il gruppo iniziale che poi sta espandendo, che sta cercando di portare avanti fuori appeso un manifesto, cioè un'intenzione sul futuro del sistema che sia un messaggio che unisce invece che si divide. E sono loro che sono andati a caccia su internet, appunto su LinkedIn, eccetera, di persone che a prima vista, a priori, potevano contribuire dalla loro professione completamente diversa, abbiamo da architetti,
agricoltori, chef, eccetera, che partecipano in questo gruppo, ed è una cosa viva. Ecco, sono loro in realtà i leader. Adesso, come mai la Svizzera, io ho visitato la Svizzera a Roma, e come mai ci si permette, appunto, uno, l'innovazione, esattamente come dici, è un concetto, fa parte del concetto di Open Diplomacy, un progetto di questo tipo. Ma come mai, com'è possibile che possa avere questo mandato di creare uno spazio di libertà, dove un gruppo di 50 persone pensa al futuro, si proietta in un futuro di 15-20 anni e si immagina come la società evolverà a livello locale, internazionale, nazionale, globale, con la porta d'entrata i sistemi alimentari. Utilizzare un'altra porta, quella dell'acqua, quella della migrazione. In fin dei conti le porte sono diverse, poi alla fine le società evolvono in un dato modo, non faccio la mia discorsa a quell'altro lì. Ma come mai? Forse due elementi che hanno a che vedere con la diplomazia svizzera. No? La diplomazia svizzera non è molto conosciuta, infatti non siamo molto neanche molto rumorosi di solito. Viene da due cose, non siamo rumorosi per niente, viene da due cose. Uno, dal fatto che, ad esempio, noi per lungo tempo non facciamo parte delle Nazioni Unite, eravamo osservatori, insomma, per una ventina d'anni, e siamo entrati dopo un voto popolare. La decisione di far parte e di avere una diplomazia attiva nel sistema multilaterale è una decisione del popolo, ed è arrivata con la richiesta di entrate per riformare il sistema delle Nazioni Unite. Cioè, questa è stata una richiesta del popolo svizzero ai diplomatici. Adesso, da lì a riuscirci non è evidente, ma ad esempio nella riforma del sistema delle Nazioni Unite, dello sviluppo delle Nazioni Unite, c'è uno zampino svizzero abbastanza forte, per via che ci chiedono spesso di facilitare le risoluzioni più complesse di cui con mandato svizzero. Il secondo elemento cos'è? Ha a che vedere proprio con la Svizzera come paese. C'è qualcuno che ha detto, Dan Segre a suo tempo, la Svizzera ha successo perché è un paese che è riuscito a istituzionalizzare i processi che portano al compromesso. Questa è la Svizzera. Cioè, fin dei conti, se noi prendiamo questi due elementi, il mandato di riforma più il nostro DNA alla ricerca del compromesso, in Svizzera il concetto del winner takes it all non esiste. Noi sappiamo benissimo che se per caso passa, molto rapidamente, cioè la prova non funziona, cioè o un negoziato non è ancora avvenuto o qualcosa avverrà dopo. Quindi su questa base qui, il rischio però da bravo svizzero di diventare molto noioso, perché cerchiamo il compromesso, siamo silenziosi, non ci facciamo vedere, abbassati, renditi piccolino, parla ma non troppo, non si può più, proprio perché siamo super interconnessi. Quindi questi progetti sono progetti di diplomazia dal basso, perché fanno parte del nostro mandato, del nostro DNA, e noi quando esce qualcosa, quando l'abbiamo già fatto per la questione dell'acqua, Blue Peace è un altro di questi processi che abbiamo voluto e spinto, portato dai giovani. E gli elementi poi di negoziato, ad esempio la gestione transfrontaliera delle acque, sono stati portati dai giovani. Noi li abbiamo ripresi in diplomazia, abbiamo creato una coalizione con una trentina di paesi per cercare di far sì che il termine transboundary, gestione transfrontaliera, sia nell'SDG 6, nel Goal 6, che prima solamente quel termine vuol dire tantissimo in diplomazia. Ma poi nella realtà è molto difficile, e dove ci aiuterà e poi nel cambiamento sarà proprio detta il fatto che sì o sì ci sarà sempre più accesso ai data, e per cui non ci si potrà più nascondere dietro il segreto di Stato, gli interessi di un attore o un altro. Finiremo col dover sì, come dici benissimo, dover collaborare, che ci piaccia o meno, e l'abbiamo visto adesso con la preparazione del Food System Summit. Guardate che non è così evidente, la collaborazione non è che passa in maniera così liscia, ci sono degli interessi molto divergenti, e un'inizio, ne avete parlato giusto al panel di prima,
interpretazione di cosa deve essere la dieta, non dieta del futuro, è legata molto anche agli interessi economici, eccetera. Quindi queste iniziative sono iniziative che riprendono praticamente quel libro, le porti come lo fa l'Italia, lo fa la Svizzera, lo fanno altri paesi. L'importante è tenere sempre dover rispondere a chi finalmente ti ha dato il mandato, di poter essere trasparente, di poter sempre in ogni momento mostrare quello che stai facendo e perché lo stai facendo e assicurarti di non scollarti dal mandato che hai ricevuto, solamente saperlo interpretare in maniera un po' moderna. Mi fermo qui. Grazie. Grazie mille. Ho voluto coinvolgere anche Benedetto perché a vario titolo della sua esperienza ha avuto a che fare col tema della diplomazia a livello locale, regionale, nazionale, ma ora in realtà presiede un network di città nel mondo che si occupano di comunque inclusione, razzismo e tante tematiche che hanno a che fare con il coinvolgimento della comunità. E il tema della diplomazia, i temi che tu tratti, è sicuramente una delle tematiche principali. Come coinvolgere, come abbattere muri e come far sì che porti a un'evoluzione positiva delle comunità e processi rigenerativi. Nelle prossime tre ore volevo spiegarvi come sta succedendo. No, ci proviamo. Io in questo quadro qua sto all'11, sono all'11° piano. Sustainable Cities and Communities. Noi stiamo lì. E siamo aiutati dall'Agenzia delle Nazioni Unite, che è l'UNESCO, che ci coordina come segretariato. Siamo, giusto per dire chi siamo, siamo appunto 500 città, sono 7 regioni, ci sono le città inclusive e sostenibili del Canada, quelli degli Stati Uniti, poi c'è America Latina, America Latina e Caraibi, Africa subsahariana, Europa, Asia e regione araba, il sistema delle Nazioni Unite che parte dalla Mauritania. Si fa tutto il Mediterraneo, la terra sulla Siria, saltando Israele, che per quel sistema, almeno per l'UNESCO, sta in Europa. E la nostra è una diplomazia, ma poi nella mia esperienza, io parto occupandomi dal 2004 di relazioni internazionali tra città, e quella, la famosa diplomazia delle città, la famosa diplomazia dal basso, in questo senso, che è una versione 2.0 di quello che furono i gemellaggi tra le città in epoca di Cortina di Ferro e quindi di Guerra Fredda, che hanno avuto una loro funzione straordinaria. Se ci pensiamo, nel momento in cui cade il muro di Berlino, cade la Cortina di Ferro, improvvisamente ci sono due blocchi che dietro quel muro ringhiavano l'uno all'altro e quindi si è rischiato un clash non indifferente, c'è stato anche in alcuni punti, soprattutto dove quel muro c'era. Però fondamentalmente tra i popoli che stavano in quegli stati, se ci pensate, non è successo chissà che cosa, chissà che guerra, anche, non solo, ma anche perché c'era un sistema intricatissimo di rapporti tra città. Io vengo dalla città di Bologna. La città di Bologna, anche c'erano giunte comuniste, rosse, eccetera, aveva una grande quantità, insieme a tutti i comuni più piccoli della nostra provincia, con paesi dell'est Europa, quell'est che oggi si diceva, si considerava essere est, oggi per i ragazzi giovani delle nuove generazioni, mentre per la mia l'est erano Romania, Jugoslavia, Albania e poi andare su, la Polonia, cioè il patto di Varsavia, per capirci. Adesso l'est, la Cina, il Giappone, noi targato, sono un po' più grasso, mettiamola così, però c'erano, per esempio il comune di Castel San Pietro Terme era gemellato con Opatija, che sta in Croazia, oggi stava in quella che era la Jugoslavia. Bologna ha gemellato con Leipzig in Germania Est, ma era gemellato con Kharkiv, che oggi è in Ucraina, all'epoca era Unione Sovietica. Le province erano gemellaggi ed erano cose che si facevano con una semplicità immensa. Avvenivano con una diplomazia, per esempio, alimentare, perché il sindaco di Arzi veniva a Bologna a mangiare i tortellini col sindaco Imbeni, oppure il sindaco Imbeni andava là e non è che mangiasse. Blini. Sì,
Alipsia. Secondo me i blini ce li hanno. Dei blini qualunque, eccetera. Però era un sistema, c'erano i sistemi di corrispondenze, le classi dell'elementare avevano i loro corrispondenti nelle lettere a questi amici immaginari che mai avresti visto, che comunque invece però succedevano delle gite scolastiche, andavi là. Insomma, quando crolla quel sistema che è sopra perché è statuale, sotto in verità c'è una rete di appoggio. I calcinacci di quel muro che crolla vengono attutiti da una rete invisibile di rapporti che negli anni della Guerra Fredda si sono comunque creati. La diplomazia delle città nasce anche da lì, c'è, esiste. Voi andate oggi a Lipsia, c'è una linea del tram che si chiama Bologna. Andate ad Addis Ababa, c'è un viale che si chiama Bologna. Poi lì c'è un caso diplomatico in corso tra le città, perché Addis Ababa dice che siamo gemellati con loro, e Bologna non riconosce il gemellaggio perché non c'è nessun documento a Bologna, però va bene così, sono simpatici lo stesso, insomma, li vogliamo bene. E loro vanno bene a noi, però va bene così. Quindi da lì si va ancora avanti, perché gli stati hanno bisogno, e anche le agenzie o le Nazioni Unite hanno bisogno di capire che esistono le città. Nella mia esperienza più recente, che si sposta verso Roma, si sposta verso la Presidenza del Consiglio, un orge che gli stati parlano di loro, per esempio parlano di migrazione. E del problema di migrazione, pensate nel 2015, ne è avuto un picco enorme per noi di arrivi di persone sulle nostre coste. Uno va ai vari summit e ti accorgi che gioco forza, si parla di quote, difficilmente riesci, se sei la cancelliera, se sei il presidente di uno Stato europeo, parlare di persone, a renderti conto che dietro quei numeri e quelle quote ci sono delle vite vere, reali, ciccia, carne, che sta lì, che soffre o che sogna o che ama. Bene, in fin dei conti chi è che se ne rende conto? Dove arrivano questi? C'è certo che arrivano su coste, partono da delle città e arrivano in città. E sono quelle città che si sobbarcano, mi piace perché c'è barca dentro, si sobbarcano, comunque si prendono la responsabilità di gestire un possibile scontro e farlo diventare un incontro. Sono gli occhi dei sindaci che si trovano tramite i loro servizi sociali, tramite tutto quello che è il meccanismo amministrativo, di fronte agli occhi di queste persone. E ci sono segni che tu devi dare, perché la piazza, e noi italiani lo capiamo molto meglio di altri, perché per la piazza noi abbiamo, come dire, è il DNA delle nostre città, e di attorno noi costruiamo le nostre vite, i nostri affari e tutte le nostre relazioni, è lì che avviene l'incontro o lo scontro. L'amministrazione o è pronta a fare questo, oppure c'è qualcosa che non quadra. I capi di Stato possono decidere quote, possono dire in quanto riescono a sopportare il flusso o meno, ma alla fine è lì, è tra le pietre delle nostre città. Nel 2006 ci sono state, iniziarono in 12 città europee a dire noi però abbiamo bisogno di smussare gli anni. Abbiamo bisogno di dare come amministrazione un segnale ai cittadini, non che arrivano, ma ai cittadini nostri, che hanno quello in cui Kant parlava, il dovere dell'accoglienza, di dire guardate che noi siamo contro alcune cose e ci definiamo città contro il razzismo e contro le discriminazioni. Erano 12 nel 2006, sono 158 oggi in Europa. E ci sono anche delle capitali, c'è Berlino, c'è Parigi, c'è Londra, c'è Barcellona, c'è Madrid, ma ci sono le città dell'Europa, che non è fatta ad oggi di 27 capitali, ma è fatta di tantissimi medie piccoli centri, dove la vita pullula, dove si creano relazioni. E noi cerchiamo di scambiare, di dirci che cosa facciamo, perché il problema c'è. E ti trovi, quando tu presiedi una coalizione del genere, ti trovi in mezzo un modello incudine-staffa, in cui l'incudine è l'amministrazione, sono i sindaci di quelle città che fanno fatica. Io dico sempre che i sindaci delle mie 158 città, poi sono il presidente quell'altro, delle 500 città sono coraggiosi, perché guardate che fare il sindaco e andare di fronte ai cittadini a dire io entro nella coalizione delle città contro il razzismo e discriminazione, vuol dire nella tua città, nella tua comunità c'è quel problema. Non è semplice trovare dei politici
che ammettono che ci sia quel problema o che ci sia quel rischio e che vogliono dire delle cose chiare. Dall'altra parte c'è il tentativo di fare scendere quelle politiche e quelle policies che si mettono a servizio della cittadinanza e della comunità più larga, che non è fatta solo dai residenti ma anche da coloro che arrivano, e che cercano di creare ponti, cercano di creare occasioni in cui questi mondi non confliggano ma riescano comunque a trovare una loro identità nuova, che non ci si sieda sull'identità costruendo muri, ma provando a costruire ponti per riconoscere quell'umanità che l'umanità tutta ha definito con l'evidenziatore meraviglioso che è quello della Carta dei diritti umani, e che dice, regà, prendete uno stabile boss grande come una persona, sottolineate quelle parole, quella lì è l'umanità, siamo poi tutti uguali. Avanti, mo, direbbero Bologna, no? E non è semplice fare in modo, pensate che quest'anno, però dell'anno scorso, il 18 settembre, la Commissione Europea ha dato alle stampe il piano contro il razzismo quinquennale, per la prima volta da quando c'è la Commissione e l'Unione, si citano le reti di città. Prima stati, cioè l'Unione Europea e gli Stati dell'Unione. Ok, quindi bisogna fare, perché poi nelle piazze non ci arrivi. Adesso si parla delle reti di città e si dice agli Stati, guardate che quelle reti sono per voi strumento principale di azione per fare cadere questo. E intanto hai queste reti, tipo quella che io presiedo, ma sono davvero tantissime. Penso che questa è San Pietro, è stato presidente della città del miele. Ormai manca solo la rete di città degli stuzzicadenti, del cotton fioc, non lo so cosa manca, capito? Però perché le città hanno questa voglia di mettersi insieme, perché hanno delle finalità che vengono fuori dalla vita delle città, è una cosa che può essere appassionante, perché è fatta con l'umanità, per l'umanità, verso l'umanità. E questa cosa entra dentro tutto, entra anche dentro delle riunioni che si fanno, delle riunioni, dei talk che si fanno qui a Pollica, dove si parla di food, che è un veicolo della cultura che è straordinario. Dicevo 9 settimane fa, non è mezzo, 9 settimane fa, quando sono venuto qui la prima volta, dicevo perché poi il food, e così finisco, ti porta anche delle esemplificazioni che le guerre a volte possono essere belle. Se pensiamo a che se io vado in Grecia e chiedo un caffè, devo dire che voglio un caffè greco. Perché se oso dire che assomiglia a quello turco, per carità, ma ti mangiano vivo e tra di loro lottano su chi è il primo. Che o pensate nella fascia nord del Mediterraneo quando si inizia a dire ma il couscous originale dov'è? Ma spettacolari, ma poi basta prendere quella via Emilia. E come dicevi tu prima, ci sono i 16 modi diversi di annodare e allacciare la pasta ripiena e 50, quanti tipi di ripieni? 50. 50 tipi di ripieni, solo sulla via Emilia. Pensano te se prendi la 1, è una roba terrificante. Quindi ed è così, la diplomazia anche lì serve, è una diplomazia di precisione più piccola, che però messa insieme costruisce un sistema che devi poter mettere a servizio degli stati, che possono citare la diplomazia delle città che hanno meno storia di guerre, chiamiamola così, sulle spalle. Quindi sono più agili, sono più veloci, sfuggono ovviamente a dei carichi di storia importanti e quindi possono essere davvero città. E quindi questo diventa veramente molto interessante. Chiudo facendo un esempio. Mosca ha chiesto di entrare dentro la coalizione europea. Non sarà semplice, non lo sarà, perché ci sono già tante città che mi dicono una città che impedisce il gay pride, faccio fatica ad averla dentro lì. C'è chi dice, il presidente gli dice sì, se io la accetto chiedendole di fare cose, forse è una chiave che posso girare dopo dei diritti umani per fare un passettino. E non ho la potenza di un prete di uno Stato, però ho la possibilità di chiedere a chi rappresenta una comunità grande come quella di Mosca di muovere un piccolo passo. Forse può servire, non so come andrà a finire, la speriamo al prossimo incontro.
ecco qui, però è possibile che ci sia anche Mosca, sì, o no, non lo so, però la diplomazia ha anche questi nuovi percorsi. Grazie mille, Benedetta. Azioni e vorrei chiamare qua Claudia Larizia. Surprise! Sai che mi piace fare queste cose un po' surprise. Vorrei chiamare qua Claudia Larizia perché per te vieni qua. Noi ci troviamo spesso nella condizione del Davide e Golia, che noi siamo proprio dei microbi, e molto spesso magari ci viene detto: ma perché lavorate con quei grandi brutti cattivi che non hanno nulla che spartire con voi? E magari in queste situazioni, no, non sono, ci sono altri cugini magari, però, ma non solo loro. E non mi interessa, proviamo a dibattere di questo e chiediamo, ma noi che ruolo abbiamo? E in realtà penso che parte della nostra azione sia un'attività diplomatica, perché in realtà se il nostro goal è quello veramente di connettere i puntini e far sì che insieme si possa raggiungere l'impatto che noi desideriamo, il motivo per cui è nato il nostro istituto, è rompere dei silos e cercare di far collaborare, creare ecosistemi. Creare ecosistemi è difficilissimo, perché creare ecosistemi richiede uno sforzo di generosità enorme, ci vuole qualcuno che continui a mettere nell'ecosistema, a dare linfa all'ecosistema. Ecco, in tutto questo noi siamo lì che connettiamo e parliamo con i grandi, con i belli, con i brutti, con gli antipatici, che speriamo che diventino più simpatici. E non è facile, però penso che questo sia parte della nostra attività diplomatica. E quindi grazie, perché da tutte le vostre tre prospettive ho ritrovato dei pezzetti di noi. Però vorrei che anche tu, Claudia, prendessi parte a questa conversazione, perché in realtà se siamo qui, se c'è Food for Earth, se abbiamo creato Future Food for Climate Change, se lavoriamo con la FAO e facciamo tutte le cose che facciamo, se formiamo i Climate Champions, eccetera, è perché Claudia è dal primo momento la mia compagna di viaggio in tutto questo. E quindi vorrei passarti il microfono, perché so che hai anche delle domande. Grazie mille, Sara. Sì, io sono stata molto felice e onorata di avere la possibilità di ascoltarvi, di imparare da voi. Non vedo l'ora di leggere anche il tuo libro. Perché, come diceva Sara, appunto io mi occupo di relazioni istituzionali per il Future Food Institute, e quindi mi occupo della gestione di tutte queste relazioni con agenzie delle Nazioni Unite o con il corpo diplomatico, governi, non so, l'Istituto del Commercio Estero e quant'altro. In effetti noi siamo molto piccoli rispetto ovviamente all'impatto che possono avere certe istituzioni. Tuttavia questo è anche un vantaggio, cioè spesso le istituzioni cercano come braccio flessibile, elastico e anche piattaforma capace di adottare un approccio olistico ad un sistema così cruciale anche per la sostenibilità. E noi, appunto, grazie al lavoro di Sara, soprattutto siamo di portare a certi livelli la voce anche dei giovani, degli innovatori, degli editori, dei policy makers, degli chef, degli agricoltori, quant'altro, e questo mi facilita il lavoro. Anche interloquire con certe istituzioni avendo chiari degli obiettivi più alti di noi facilita il fatto di poter essere dei soggetti interessanti per alcune istituzioni. Noi siamo qui oggi come eventi collaterali al G20 e questo secondo me dimostra come il senso di responsabilità che noi abbiamo pur da soggetto privato rispetto alle tematiche delle agende delle ministeriali, soprattutto alcune come Catania con l'educazione e il lavoro o Matera con la cooperazione internazionale e Napoli, dimostra il nostro senso di responsabilità di anche voler supportare le istituzioni, fare da cassa di risonanza. E nel nostro caso ovviamente ribadire il ruolo dei settori agroalimentari anche in alcune agende dove spesso è stato dimenticato la sua correlazione con alcuni temi, non sempre diventa l'epicentro di processi di sviluppo sostenibile che invece noi vorremmo rimarcare. Fatta questa premessa, io avrei tutti e tre.
detto, mi piacerebbe avere da parte vostra almeno tre consigli pratici di gestione della relazione pubblico-privato, considerando che in questo caso il privato lo conoscete bene e ha le peculiarità del Future Food Institute. E poi una seconda domanda che mi piacerebbe porvi è quella relativa alle strategie di diplomazia. Proviamo diciamo, ad implementare nel nostro piccolo un concetto di diplomazia scientifica con tutta la parte di ricerca, contenuti e di relazioni con tantissime università e accademie, quella economica, ovviamente quella alimentare, che è una delle parti cruciali di Food for Earth, che si compone di una serie di categorie, tra cui la food diplomacy. Quali sono le altre tipologie e come di nuovo un soggetto privato può supportare nell'implementarle bene collettivo? Grazie. Diplomatico svizzero, un altro perso, così hai tu. Quali erano le domande? Una risposta è coraggio. No, secondo me riuscire a capire, io sono stato detto diverse scrivanie, una cosa che quando sto dalla parte del pubblico che è, più, è il capire, ed è uno sforzo non da poco, e quindi ci vuole di sa veramente essere goccia cinese sulla roccia, proprio tutta cavallata, ma capire che tu mi porti la ciccia, non so come dire, cioè tu fai i corsi con le persone, io sindaco no, o io premier, no? Cioè, io sono sì in trincea, ma guardo alla tattica di ciò che devo fare. Alla fine le armate, sono per tutti, parlo di militari però comprensibili, le armate ce le hai tu, me le dai tu. E questo a me serve come l'aria. L'amministratore che non se ne rende conto va convinto, cioè bisogna riuscire a fare in modo, se vogliamo un consiglio, di riuscire a farglielo capire, a vedere, a fargli vedere il mulinello che tu riesci a accendere per fare in modo che lo spread, quello sì, si possa alzare e si debba alzare, perché è l'efficacia alla fine della politica che tu metti. C'è una scena, se avessi la possibilità di avere qui un maxi schermo, io ti proietterei la scena della cintura cerulea nel Diavolo Veste Prada. Okay. Ce l'ho in testa. Ok, in cui c'è lei che guarda le strippe e dice questa o questa. La ragazza, non mi ricordo adesso il nome, mi sfugge, va bene. Emily ride. Marilyn invece la guarda e, come dire, come ti permetti, e le spiega che il suo maglioncino ceruleo che ha comprato, dice sicuramente pensando di fare del bene al pianeta spendendo $10 in un rimasuglio di uno sconto qualunque da Marc Spencer o chissà dove, in verità viene pensato dal sistema dell'alta moda 10 anni prima, e poi dice chi è della renta che ha usato il ceruleo per primo, e poi dopo è passato per le sfilate, dopodiché dalle sfilate è iniziato a passare come colore, e poi è diventato di moda, e poi sei arrivata tu, che te lo sei trovato quando la moda era già passata, e pensi tu di avere scelto quel colore, ma in verità quel colore è stato scelto. Il sistema delle Nazioni Unite, delle Nazioni, è esattamente lo stesso. Se voi pensate ai primi summit per il clima, che si fecero a Rio, a Tokyo, e qualità ancora prima in Sudafrica, e quant'altro, e boh, cioè io ero più piccolino, cioè guardavo, cioè, cosa mangiano questi pazzi? Perché quando sei in quel sistema all'apice sopra, hai un punto di osservazione in cui vedi davvero il globo, e hai qualcuno che ti dice, oh, sono mica un profeta, sta già succedendo.
però da sotto ti sentono come profeta, al che le Nazioni Unite iniziano a macinare. Poi cosa passa su zone regionali, in cui si iniziano a dire, allora prendiamo delle decisioni, mettiamo dei limiti, entro il 2020 facciamo i primi gol del millennio, e poi facciamo questo e poi facciamo quello. E poi questa roba deve tornare giù, e allora ci pensano le nazioni. Dalle nazioni i ministeri si adoperano sempre su quell'intuizione che è nata là a Tokyo, dalle Nazioni Unite, che sembravano dei matti, si adoperano e lo fanno scendere alle regioni, alle italiane, e poi dopo ai comuni, e poi dopo ai quartieri, e poi dopo c'è la selva magnifica, che fa poca notizia, ma che cresce inesorabilmente, di tutte quelle organizzazioni non governative e di un presidente che diventa talmente sensibile alla sostenibilità e al pianeta, perché capisce che se ammassi poi i futuri clienti è poi finito, lo stretta un po' troppo, e allora entra in circo. Per cui quello che noi anche qui oggi stiamo facendo parte da là, parte da Renta, che ha scelto un ceruleo, e noi siamo arrivati a quel maglioncino. È tutto inesorabilmente legato. Il capire che questo sistema c'è, poi va riformato. Sì. Ha ragione il popolo svizzero a dire che va riformato. Io quando ho iniziato ad interessarmi alle relazioni internazionali si parlava della riforma dell'ONU. Non c'è il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite che non dica eccomi qui, sono pronto a fare la riforma dell'ONU. Qui dovrebbe venire un po' in Italia, noi invece viviamo di riforme continue, però va bene lo stesso. Questo sistema è interessante, voi siete lì. Molto spesso c'è un problema, che Oscar della Renta non si rende conto che poi quel maglioncino ceruleo, lui merita la scelta ma non sa chi lo compra. Bisogna riuscire a legare il top e il bottom e metterli insieme, cielo e terra. Non è semplice, però Maria Moni, da quel punto, avere vapore, prima o poi, i due si possono. Dopo queste splendide parole, io l'unica cosa che cercherò di fare è concretamente dire quello che ho pensato in base a quel che mi fa delle domande. Funziona? Sì, sì. Primo, essere onesti con se stessi e con la propria istituzione. Sapere che c'è un limite, che puoi spingere, però a un certo momento il ritmo del cambiamento non dipende solo da te. Ma questo lo sai, ci state lavorando da tantissimo. E essere semplicemente onesti, onesti con se stessi e verso gli altri, e dire sì, ci stiamo provando, non è facile. E questo implica anche rimanere umili, rimanere... Ok, sappiamo che siamo probabilmente una goccia, no? Ma siamo tante gocce che stanno spingendo in un'altra direzione. Quindi il secondo elemento evidentemente è mettersi in rete e allargare le proprie reti. Non terzo elemento, oserei dire, per la diplomazia svizzera, non assumersi il credito per un cambiamento che avviene anche grazie alla vostra istituzione. Perché bloccherete il cambiamento. Quando a un certo momento bello questo. Arrivi al punto che effettivamente quello che state portando avanti o che stiamo portando avanti c'è un riconoscimento nella persona, si frena, si blocca il cambiamento. Perché? Perché di colpo iniziano le competizioni, le lotte, cosa mia, eccetera, eccetera, e si creano poi delle correnti altre che vanno in altre direzioni, eccetera. Quindi questo è un altro elemento, e significa quindi cosa? Significa, e qui è difficile, continuare a evolvere, quindi parlare con nuovi partner, con nuovi che vengono qui, i giovani che hanno partecipato adesso, domani pomeriggio lavoreranno per istituzioni, ne creeranno degli altri. Dagli davvero la parola, dagli a loro farsi aiutare a portare avanti i movimenti. Questo per me è nel concreto. Poi, nella seconda domanda, il ruolo del privato nella diplomazia, cosa effettivamente si fa? Beh, questo è
il processo che porta al Food System Summit è un primo tentativo. Ce n'è stato uno prima, poi mi piacerebbe se mi date ancora due minuti su quello sull'impatto migratorio. C'è stato anche un tentativo di migliorare le difficoltà anche di una diplomazia svizzera rispetto a questo. Ma il tentativo adesso del Food System Summit è di trasformare quella che doveva essere un'intergovernamentale in un People Summit. E dietro cosa c'è? Dietro c'è la legittimità, di questo processo, tutti questi dialoghi indipendenti, eccetera, eccetera. Non è la dichiarazione finale, i termini che erano usati, le quattro paginette che il segretario generale leggerà con dietro 50 capi di Stato per dargli credibilità. La credibilità e la legittimità verrà dal movimento portato avanti da sotto, dal privato, perché è stato richiesto. È un primo tentativo, non sono sicuro che funzionerà, ma è uno sforzo enorme che sta portando avanti. Quindi questo che voi state facendo, che state organizzando a maggio del G20, tra l'altro la Svizzera non fa parte, ogni tanto veniamo invitati soprattutto al Financial Track, per motivi che non sottolineo, hobby, ma non so, che oggi non so più tanto hobby, ma quindi grazie a voi siamo qui, tra l'altro. Quindi questo è un elemento secondo me molto importante, riuscire a far capire a noi che lo vogliamo in diplomazia, diciamo, classica. E perché classica? Perché ci sono dei linguaggi che sono dei protocolli, esistono, perché sennò facciamo la guerra. Quando uno ti dice, uno va così, adesso prima del Covid, a noi uno va così, vieni, dai la mano. Se un indonesiano dice così, ti sta chiedendo di spostarti. E solamente questo gesto che sembra talmente universale è interpretato in modi diversi. Questo è il linguaggio della diplomazia che vuole per tutti, e che a volte è un po' polloso, un po'... Tornando adesso all'elemento di difficoltà, adesso, vi ricordate appunto il patto migratorio, no? Per cui la Svizzera ha facilitato il processo che ha portato a questo patto abbastanza importante, poi non l'ha ratificato. Abbiamo facilitato, fatto noi il lavoro e poi non l'abbiamo ratificato. Perché? Perché non abbiamo ricevuto un mandato al Parlamento. Il Parlamento ha detto non ci sentiamo, non ci fidiamo per il momento. Però io ho ricevuto al suo tempo, io ho incaricato, ho ricevuto dal mio ministro degli esteri il mandato di partecipare alla riunione il giorno prima, che era dei mayors, i 500 mayors della zona del Mediterraneo, a Marrakesh, perché appoggiavamo e stiamo appoggiando il Mayors Migration Council, che esattamente sono queste città, tra cui Milano, Lampedusa ed altre, che vogliono rimanere aperte. Quindi il paradosso è che ti trovi in una situazione dove da una parte come diplomazia di punta nazione non puoi andare avanti, ma lo stesso governo ti dà il mandato di portare avanti la diplomazia delle municipalità che sono comunque hanno un legislativo un esecutivo, quindi nel settore privato, ma che hanno molta più flessibilità, molto più margine di manovra, e di fatto è come dirti, qui la porta è chiusa, utilizza questa. E il mio consiglio è anche voi di stare molto attenti a queste dinamiche, e questa porta sembra chiusa, perché sposti ne utilizzi un'altra, per il momento per tenere qui. Grazie. Non so se serve. Bene, con questo io potrei concludere, ho detto tutto. No, chiedete una cosa, perché la prefazione del tuo libro l'ha fatta la prefazione del suo libro l'ha fatta Henry Chesbrough, che comunque è uno dei grandi padri del pensiero dell'innovazione, design thinking, dell'open innovation, e molto in alcune pagine che ho letto sul try, learn, adapt, e tutta l'attività che viene fatta anche nei processi di innovazione sta transitando dalla dimensione aziendale, dalla dimensione appunto del design thinking, anche all'interno del tuo mondo, ed è una cosa che noi stiamo oggi adattando con una metodologia che proprio con la ricerca l'anno scorso abbiamo presentato alla FAO, che parla di prosperity, quindi creare prosperità, building thriving community, costruire comunità resilienti insieme, e
cercare di progettare per la prosperità comune. E quindi mi è piaciuto molto perché in realtà la sua preparazione parla tanto di innovazione, che è il mondo nel quale noi oggi orbitiamo. Quindi secondo me questo è il punto che si connette con i temi di cui abbiamo parlato oggi. Sì, e io sono molto sincero, l'introduzione di Henry Chesbrough vale molto di più del mio libro. Nel senso che Henry Chesbrough è una persona che ha 84.000 menzioni su Google. Cioè, l'eccellenza negli Stati Uniti è 10.000, 15. Sì, no, è vero, ma infatti io su questo penso che sia il consiglio. C'è un dato che la diplomazia, che le istituzioni hanno capito, ma non hanno ancora implementato. Lo status è morto. Lo status di funzionario pubblico, di diplomatico, è morto. Non c'è più, non riconosce più nessuno. Questo dato manca di un'implementazione, secondo me, e di un accompagno, diciamo, che può essere fatto da, soprattutto da Google. E la grande multinazionale è vista in maniera un po' particolare dal mondo pubblico. Cioè, visto come un antagonista, come un intruder, o come eccetera, eccetera. Invece il piccolo si ha la percezione che può creare valore senza creare minaccia. Quindi questo è un aspetto, secondo me, che voi dovete dire che siete piccoli di fronte a un'istituzione, e questo già è un elemento primario. Seconda cosa, dovete dire che parlate di progetti. Cioè, di fronte a un'istituzione moderna che è tutta fatta di processi, perché lo status delle persone si nasconde dietro i processi, ce la voglio dire sempre. Siamo piccoli, parliamo di progetti, cioè io ti do un progetto. Terzo, questo progetto lo facciamo insieme. Perché l'altro aspetto, diciamo, che secondo me, io credo che tu parlavi di ecosistemi, io lo scrivo molto, la competitività oggi non è fra prodotti, non è neanche fra brand, è fra ecosistemi. Perché la città è così importante? Perché la città è un ecosistema. Ed è un ecosistema riconosciuto e riconoscibile. In che senso? Perché non funziona nel mondo la collaborazione fra regioni? Perché alla Lombardia o all'Emilia Romagna non corrisponde niente. Non corrisponde alla regione dei Monti Appalachi, negli Stati Uniti, non corrisponde al Canton Ticino, non corrisponde un Länder tedesco, non corrisponde allo Stato della California, zero. Quello che invece genera una corrispondenza è città-città, perché le città si riconoscono. Questo è il punto, cioè l'ecosistema è competitivo perché è fatto di persone che collaborano perché si riconoscono, cioè riconoscono un'identità. Ora il pubblico privato ancora deve fare un ulteriore passo, cioè soprattutto da parte del pubblico, riconoscere che siamo parte di uno stesso ecosistema, non siamo due parti opposte. Quindi terzo elemento, coinvolgere il pubblico, e chiudo, non in fase di risoluzione del problema. Questa è una critica che io faccio al privato, avendoci lavorato anche tanti anni. Cioè normalmente le aziende criticano il pubblico partendo da una posizione di coinvolgimento del pubblico quando c'è un problema. Cioè se tu vuoi creare un rapporto pubblico-privato, deve essere un rapporto che è fondato sul pensiero strategico, congiunto, elaborato fin dalla fase iniziale del progetto. Non coinvolgere il pubblico alla fine per la risoluzione del problema, ma all'inizio nell'elaborazione di quel progetto che di te ha bisogno, che la capacità progettuale del pubblico è molto più limitata che nel privato. Questo mi sembra che sia, e proprio perché mi viene sempre in mente, l'ho scritto tante volte, la frase di Kennedy. Kennedy dice una cosa molto semplice, dice: tu il tetto lo devi sistemare quando c'è il sole. Questo è il rapporto pubblico-privato. C'è un momento di sole, che è questo, nei rapporti internazionali, nella collaborazione anche legata alla sostenibilità. Questo è il momento di sistemare il tetto, perché è possibile che torni a piovere, e quando piove fai fatica a sistemare il tetto. Grazie. Grazie. Ci sono delle domande, perché noi siamo andati avanti come dei treni, ma magari c'erano delle treni domande. Treni elettrici ovviamente. Bene, io vi ringrazio moltissimo. Ringrazio moltissimo Marco per averci fatto una domanda. Nicolò, vieni. Grande Nicolò.
provo, perché... Vai, vai! Allora, me la sono scritta perché il preambolo ha un po' lunghino, però si parlava di open diplomacy, no? A me la fai. Sì, l'altra volta, okay. L'ultima parto da te, perché... Sì. No, devi partire da Benedetti. No, adesso l'avete già fregato una volta. Mi sono agganciato da anche una cosa che mi ha colpito, che dicevi prima, cioè che open diplomacy come diplomazia che si apre agli shareholders e quindi in un certo senso stakeholders, e quindi che parte dal basso, o meglio, che dal basso dovrebbe prendere degli input, quindi dai cittadini piuttosto che da sindaci di piccole comunità come Pollica. E allora mi chiedevo come possiamo in qualche modo assicurarci che ci sia una convergenza, una sinergia tra i bisogni e le priorità dei rappresentati e i rappresentati invece, che queste battaglie devono portarle avanti, soprattutto in un periodo, diciamo, di grandi sfide, qual è il presente, ma ancora di più come sarà il futuro. Grazie, bella domanda, carica di passione. Io ti rispondo così, guarda, cos'è l'intelligenza? Cioè, io ho studiato il liceo classico, ho studiato latino, mi colpiva molto, colpisce molto ancora oggi l'etimologia delle parole, no? L'intelligenza non è la smartness americana, l'intelligenza è l'intus legere, cioè vedere dentro le cose, cioè capire il senso delle cose. Ora, quella è la caratteristica, secondo me, tipica e migliore che può avere un diplomatico. Vedere dentro le cose. Perché la diplomazia soffre di tanti stereotipi, di pasticcini, delle cose. La diplomazia è, per me, due cose: è tanta intelligenza e un corpo a corpo. La diplomazia è un corpo a corpo. La diplomazia nasce per trattare col nemico. La diplomazia non è il fioretto, è la spada. Ok, allora, l'intelligenza, spada nel senso ovviamente figurale, l'intelligenza serve per capire il contesto. Quello che sta succedendo in una città piccola riguarda persone. Queste persone sono, il bene di queste persone coincide con l'interesse nazionale che io devo portare avanti all'interno di un organismo internazionale, nel mondo, eccetera. Quindi il punto non è come io lo faccio, ma è per chi è, per la ragione per la quale lo faccio, cioè il senso. L'intelligenza contestuale, fatta di tre cose l'intelligenza diplomatica per me. Uno è intelligenza contestuale, cioè capire il contesto, quello che diceva prima l'ambasciatore, il contesto, cioè dove tu devi andare ad operare e il contesto al quale ti devi riferire. La seconda è l'intelligenza manageriale, perché oggi per gestire le cose che dicevi tu ci vuole molta capacità manageriale, non ci vuole più lo status, cioè non basta avere la patacca qua della diplomazia o la fiducia, cioè tu devi gestire le cose e devi avere uno spirito manageriale. La terza componente dell'intelligenza diplomatica è quella relazionale. Cioè, per me, avere una relazione con Sara, con voi, eccetera, è una forma di arricchimento della diplomazia. In questo, credo che il futuro della diplomazia sia molto più roseo che negli anni passati. Perché? Perché lo vediamo, per quello che sta succedendo anche con la Covid. Il Covid, tra le tante cose, secondo me, ha distrutto il rituale del lavoro. Il rituale della prossimità del lavoro. Cioè il Covid nel giro di pochissimo tempo ha trasformato la relazione in un luogo di lavoro. Cioè è la relazione oggi il luogo di lavoro. È una relazione che può essere sviluppata in questo luogo fisico o in un luogo virtuale. Ma non è più l'ufficio, cioè un luogo che si riempie di relazioni. È una relazione che diventa luogo di lavoro. E in questo credo, dicevo prima, che raccogliere quello che succede in una città piccola o in una città grande o in un'organizzazione internazionale o anche in senso più ampio in un negoziato internazionale appartiene a una capacità che uno impara stando aperto verso gli altri. Questo è un punto molto importante, non te la dai da solo questa capacità. Riprendo quel che hai detto all'inizio, la questione della progettualità. Quello che hai detto è verissimo. Secondo me era già prima così, ma non ce ne eravamo accorti in diplomazia, la questione manageriale. Semplicemente avevamo avuto pochi successi perché per troppo tempo abbiamo pensato che le patacche servissero.
quando già allora non servivano per attacche, è un negoziato serio, prende tempo, devi darti il tempo, perché devi riuscire a spiegare la progettualità. La progettualità che viene che può essere dal cittadino, dall'individuo, quello che cercavo di dire prima, quando sono dei ragazzi che ci hanno portato degli elementi di testo per un negoziato sulla questione della gestione acqua transfrontaliera, è una progettualità che viene dai giovani, che l'ha sformato in linguaggio della diplomazia per devi negoziare, perché appunto perché c'è il nemico davanti, e il nemico devi convincere. Devi convincerlo come? Trovando l'elemento che ti unisce. Perché continuiamo a dire nel Bites of Transformation what is work on what is unifying instead of what is dividing? Perché è talmente facile in diplomazia, quante volte abbiamo utilizzato il termine red line, no? This is our red line, vuol dire noi qui, da qui non ci spostiamo, non esiste, non ci muoviamo, poi facciamo anche la cosa che chiamo la centrale e confermo che la mia centrale ha detto che non posso muovermi dalla red line. Ma chi lo dice? E perché il successo, a un certo momento, del risultato del negoziato molto spesso viene di notte, sotto pressione, quando si è stravolti? Perché? Perché in quel momento ci si trova il punto in comune, non solo perché si è stanchi, si è stufi, no? Perché di colpo cadono le barriere a un dato momento, ti prendi la responsabilità di ascoltare davvero l'altro, perché anche perché vuoi tornare a casa, metti, però lo ascolti e ci cerchi veramente il punto di compromesso, è lì che viene fuori. Però se lo stacchi dalla progettualità iniziale, viene smascherato. Dato che viene smascherato, il negoziato si rompe, si rompe così. Grazie. Faccio il cittadino semplice. Nel senso, se potessi avere una barra tua mentre dici perché davanti hai il nemico e il nemico lo devi convincere, interessante stando all'etimologia, per cui tu non hai detto che il nemico lo devi vincere, ma lo devi convincere, cioè bisogna vincere assieme a, primo. Due, la progettualità. La terza, che a me preme, sia per i politici, ma sia per chi, pur per status, lavora per il pubblico, è un'etica vera del servizio. Ed è una diaconia vera, non a caso. Il dipendente pubblico, e loro si lo scordano a volte per stereotipo, a volte invece no, loro sono dipendenti pubblici, come io sono un dipendente pubblico, e il politico, non prendete diaconia, si traduce in latino con ministero e minister, che vuol dire poi in italiano di servo. Poi servire a niente o servire a qualcosa, e in questo senso lo sforzo grande quando tu agisci è di non scordarsi, ma adesso dico una cosa che sembra una roba melesa, roba domiliani dei poveri, ma è di non scordarsi mai dell'ultimo della fila, che è una cosa che anche in questo mondo qui e a noi può accadere, è il rendersi conto di che cosa tu davvero stai pronunciando quando dici la parola mondo. La parola mondo è bella perché è varia. Il mondo è una complessità straordinaria e a noi le cose non complesse non ci piacciono perché non sono umane. Ma dall'altra parte noi facciamo parte di un mondo e di un ecosistema che si vuole incontrare, a volte purtroppo si scontra con altri ecosistemi. Lady Gaga nel primo lockdown mi può fare il stay at home, ma il cittadino dello Zimbabwe stay at home quando c'ha una capanna non lo capisce, e tu ti stai riferendo solo a un pezzo di mondo che put a caso è ben poi piccolo, ce n'è una marea di ultimi. Se quel servus si ricorda ogni tanto che ha un patto, il politico, il dipendente pubblico, l'amministratore è il maggiordomo della casa comune, non comanda, ha un padrone, dicendolo in parole un po' brutali.
Però per quello che dice, beh, oggi ci vestiamo così, usa plurale l'infermiera, facciamo la pitturina, poi pittura la fai tu, la facciamo la pitturina, mangiamo il problema, ma è mangiato quasi tortellini, però è così, perché non si scorda mai che tutta casa deve essere pulita. E soprattutto, come invece chiudo, perché ti faccio davvero il bilancio, come diceva Don Torino Bello, un vescovo santo pugliese, se inizi dagli ultimi, allora hai tutti. Aggiunge Zaffiroli, quando hai tutti, stai da Dio. Senza manca sempre qualcosa. Meglio stare da Dio quando si è uomini che aspettare di arrivare su e capire che era per così. Grazie per poter ringraziare a noi di tutti. Con una frase invece di un primo, di un re, Re Sole, che diceva: datemi buon cibo e vi darò buona politica. Grazie mille, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. E a questo punto buon cibo. Buon cibo per tutti. Bene, salutiamo chi ci ha seguito online e ci vediamo al prossimo appuntamento di Food for Earth per la prossima ministeriale, che si vedrà insieme a parlare di agricoltura. Grazie e buona estate. Ciao! Io vi ho ritwittati. Bellissimi ragazzi, è stato splendido. Mi sono ritwittate anche voi.